aver compassione, avvicinarsi e restituire dignità a chi soffre. Gesù lo ha fatto con la vedova di Nain, resuscitando il suo unico figlio e anche noi dovremmo farlo quando vediamo una persona bisognosa. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando l'episodio narrato dal Vangelo di Luca. Gesù guarda col cuore in mezzo alla folla che aspetta una sua parola, vede la vedova che va a seppellire il figlio e si coinvolge a compassione. Poi si avvicina e tocca la donna e la bara. Infine restituisce il ragazzo alla madre, come fa Dio con la redenzione, quando restituisce tutti noi alla dignità di figli suoi. E tante volte guarda, guardiamo le, eh, i telegiornali, eh, oh, le copertine dei giornali, le tragedie. No? Ma guarda, in quel paese i bambini non hanno da mangiare. In quel paese i bambini fanno da soldati, in quel paese le donne sono schiavizzate, in quel paese oh, quale calamità, povera gente. Eh? Volto pagina e passo al romanzo, alla novella lì che viene dopo. No? E questo non è cristiano. E la domanda che io farei guardando questo a tutti, anche a me, io sono capace di avere compassione, di pregare quando vedo queste cose, che me le portano a casa per la TV, le viscere si muovono, il cuore. Patisce con quella gente o sento pena, dico povera gente. Così. E se non può avere compassione, chiedere la grazia, Signore dammi la grazia della compassione.